tutti ragazzi, questo è un video molto speciale perché è un video speciale pre-Halloween. Che cosa vuol dire? Che in questo video, che metterò una settimana circa prima, comunque una settimana prima di Halloween, scusatemi che c'è, ecco adesso, ecco, real life, ho sistemato un po' il treppiedi che era, mi sembrava un po' storto. Comunque, tornando a noi, questo sarà un video speciale in cui vi illustrerò delle letture che secondo me sono perfette per il periodo di Halloween. Bando alle ciance e cominciamo. Il primo libro che mi sento di consigliarvi è Wicked Lovely di Melissa Mann. Perché questa scelta? Questo è il primo della serie, appunto, Wicked Lovely, che è uscita. Io ho ancora le versioni cartonate con le pagine ingiallite, non c'è niente di più bello. Io questo l'ho preso ai tempi, questo libro è del 2008, lontano 2008. Perché questo? Perché nonostante ci siano le fate, una storia d'amore, ha delle atmosfere molto cupe, perché quelle fate non sono essere carini, coccolosi come Campanellino di Peter Pan, sono delle vere e proprie pezze di merda, sono veramente, alcune sono veramente molto molto crudeli, e quindi ha delle atmosfere che secondo me sono molto belle per Halloween. Nonostante sia il primo della serie, potete leggerlo tranquillamente senza rischiare di incappare in un cliffhanger della Madonna, perché comunque ha un finale abbastanza chiuso, e quindi se volete magari iniziare una serie fantasy con atmosfere un po' dark e vi piacciono le fate, Halloween è il periodo ideale per iniziare questa serie. Stesso discorso vale per l'Accademia dei Vampiri di Lichelle Med, primo libro della serie Vampire Academy. Anche questo ha un finale abbastanza chiuso, quindi potete iniziarlo giusto appunto per Halloween, così magari sarete invogliati a iniziare questa serie di 6 libri che è spettacolare. Io l'ho adorata dal primo all'ultimo libro. Io ho avuto anche la fortuna di iniziarla, che era quasi, anzi credo che fosse conclusa, mancava credo un mese o due all'uscita dell'ultimo capitolo, quindi ho avuto tutto il tempo, non mi sono strappato i capelli, perché a parte questo gli altri hanno tutti dei cliffhanger bestiali, questo invece è un finale abbastanza chiuso. Appunto, mi sento di consigliarlo e di consigliarvi tutta la serie. Non so se in una settimana alcuni di voi ci riusciranno, ma vi dico, io me la sono sparata tutta in credo in una settimana o due, e quindi no, perché ho fatto un weekend, quindi me ne sono sparata una weekend, quindi quattro settimane, però una alla settimana, e vi posso garantire che il risultato è stratosferico. Scusate un attimo, devo fare una cosa. Oh, ecco, fatto. Altra lettura, Vodka in ferro di Penelope delle Colonne. Questo è un libro molto particolare, però mi sento di consigliarlo perché comunque ci sono i vampiri, ci sono atmosfere molto molto lugubri e molto molto dark. Ci sono alcuni temi che ad alcuni magari potranno dare fastidio, un po' delicati, un po' coraggiosi. Io infatti ho sempre detto nella recensione che fece ai tempi al blog, sul blog scritta, che è un libro molto coraggioso. So che Penelope sta lavorando al secondo, però nonostante il finale un po' aperto, se volete un'atmosfera, proprio un libro forte, oscuro per Halloween, questo può essere una buona scelta. Altra lettura, La profezia di mezzanotte di Irena Brignull, primo libro della serie The Hawkweed. Adesso non mi ricordo esattamente il nome della serie, perché io ho memoria, pare la serie su cui sono seduta. Questo qui io l'avevo trovato un pochettino lento, però visto che ci sono le streghe e comunque l'atmosfera ricorda molto la città di Salem, ricorda molto Halloween, nonostante un ritmo un po' lento, io mi sento di consigliarlo perché appunto secondo me è in linea con il periodo di Halloween. È molto carino, comunque niente da dire, perché la storia è carina, i personaggi sono belli, le atmosfere sono fantastiche. L'unica cosa è il ritmo dell'autrice, però se avete pazienza e ci passate sopra, questo può essere veramente un libro ideale, soprattutto per i ragazzi, perché questa comunque è narrativa per i ragazzi, per Halloween. Altro libro che mi sento, non sale, altro libro che mi sento di consigliare è Afterlife di Stephanie Hudson. Questo è uscito, se non mi ricordo male, nel 2014 ed è una saga interrotta. Io perché lo metto in questa lista? Perché voglio che la D'Agostini ricominci questa serie, perché davvero se era concluso, questo ha un finale leggermente cliffhangeroso, insomma abbastanza da spruzzalatte, però è perfetto per Halloween, perché comunque ci sono queste creature molto oscure, queste atmosfere, poi è ambientato anche tutto in un locale notturno molto molto dark, molto tutto, quindi ci sono delle atmosfere che secondo me
vanno benissimo per Halloween, e io spero che con questo mio video la De Agostini si ricordi che c'è anche questa serie e che ci sono tante ragazze come me che vorrebbero leggere il secondo capitolo. Quindi comunque, se cercate una lettura con creature misteriose, oscure, sconti, atmosfere molto dark, una storia anche bella e passionale, questo fa per voi. Altro libro e altra serie interrotta che vorrei veramente che riprendesse è La cacciatrice di fate di Elizabeth May. Anche questa è una serie interrotta, anche questo si interrompe con un cliffhanger pazzesco, però me la sento perché anche qui ci sono delle fate che sono delle grandissime stronze. Le atmosfere sono un po' steampunk, un po' scure, un po' dark. La protagonista è di una cazzutezza della Madonna e poi c'è il personaggio di Keenan che veramente è una fata oscura, assolutamente sexy da morire. Quindi secondo me anche questo è perfetto. Sperling! Dai, non possiamo far uscire il secondo capitolo, dai ragazze, forza, perché è bellissimo. Altro libro, questo io lo adoro, Antiche voci da Sa, scusate un attimo, si è bloccato. Ecco, scusate, mi stavo controllando che ho qui una cosa dell'audio. Antiche voci da sale di Adriana Mater. Anche questo fa parte di una serie. Io spero che la Giunti pubblichi il secondo romanzo, però questo ha un finale chiuso, cioè è autoconclusivo. Non vi strappate i capelli. Io di questo feci uno speciale l'anno scorso, però quel video fa pena. Quindi io ve lo metto, però tenete conto che lo feci quando ero ancora una booktuber inesperta e... Però magari sto pensando di appunto farne un'altra recensione più accurata e più bella con il mio stile attuale, perché penso che meriti il suo spazio, perché la storia è bellissima, è ambientata a Salem, l'autrice è una vera discendente di Cotton Mather, che fu un famoso inquisitore ai tempi della caccia alle streghe, e poi il personaggio di Elijah vale tutto il libro, veramente. Poi il personaggio di Samantha anche è fantastico, le atmosfere sono proprio, questa è una lettura perfettissima per Halloween. Altra lettura perfetta è questo Canto selvaggio di Vittoria Swan, primo libro della serie Monsters of Verity. Anche questo stiamo aspettando, però è uscito da poco, aspettando il secondo capitolo. Io spero ovviamente che la Giunti pubblichi anche il secondo capitolo di questa serie, perché è fantastica. Questa qui, anche questa è perfetta per quanto riguarda l'ambientazione, ci sono i mostri, ci sono una guerra, scene abbastanza anche macabre in alcuni punti, non macabre nel senso tutto brutte e orrorose, ma proprio perfette per l'atmosfera di questo periodo, e poi i protagonisti sono veramente fantastici, quindi anche questa è una lettura super consigliata per Halloween. Ultime letture, queste ve le consiglio insieme: Shadow Magic e Dream Magic di Joshua Campi, il primo e secondo libro della serie Shadow Magic. Questa per i ragazzi d'Halloween è perfetta, ma è perfetta anche per gli adulti, perché io appunto adoro questa serie. Non vedo l'ora che esca il terzo libro. L'autore ha condiviso sul suo profilo la copertina del terzo. Io De Agostini lo voglio quel libro, lo esigo, perché è stupendo, questa serie è fantastica. Poi Ade, il pipistrello Ade, ragazzi, io lo voglio quel pipistrello, lo voglio sul mio comodino, anche se è grosso non mi interessa, lo voglio in casa mia quel pipistrello, è meraviglioso. Poi è molto dark, molto cupo come storie, sono veramente due romanzi meravigliosi. Sono tutti e due autoconclusivi, però visto che c'è il primo e il secondo, io vi consiglio di leggere tutti e due in loop, e anche il secondo non si interrompe con un cliffhanger, quindi non ci strappiamo i capelli in attesa del terzo, ma lo vogliamo, mi raccomando, De Agostini, lo vogliamo. Questo è perfetto sia per i ragazzi che per gli adulti. Bene, anche questo video speciale si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto. Ci sarà poi il 31 di ottobre, se Dio vuole, spero, mi sto organizzando, però sicuramente il 31 ottobre lo avrete, un video speciale che sto preparando per Halloween. Non farò la solita recensione, ma sarà qualcosa di particolare che non ho fatto, sto leggendo dei libri un po' particolari, dei racconti un po' particolari che spero vi possano incuriosire. Vi ricordo che nel link del post del blog trovate tutte le info riguardanti questi libri, trama, prezzo, anno d'uscita, numero di pagine, tutto quello che vi può servire per farvi un'idea dei libri, quindi andateci, mi raccomando. Troverete anche i link di Facebook, Twitter, Instagram, da trovarmi, che mi fate tanto 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 contenta. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ricordatevi di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Vi mando un bacione immenso e ci vediamo ad Halloween e alla prossima recensione. Ciao a tutti!